I vecchi diventano strani animali. Non lo sapeva questo. Scontrosi, intolleranti. A volte impauriti dalla solitudine che hanno voluto loro stessi. E che tornano a difendere quando minacciati. È stato durante una di queste brevi crisi che mi ho invitato a venire qui questa sera. Faccio parte anch'io di questa famiglia? Lei non si alzi, professore, la prego. Sì, l'abbiamo appena deciso. Padre, madre e noi i figli. Quale famiglia? Questa famiglia? Oh, litigherò di certo con tutti, anzi, è già successo. È perfetto! Bianca, sei un genio! Stupendo! Oh, non ti eccitare, perché tanto non ce lo dà. Casa mia è piena di calcinacci. Questa è demenza! Imperdonabile! Io me ne frego dei tuoi appartamenti! Ma non mi devi sfottere facendo finta di farmi regali. Mi fai male. Mi fai male, lasciami, basta, sei pazzo. Lasciami. Professore, la verità. Che mistero c'è nella sua vita? Chi è? Fermi! Aspetti, perché? Ma è mio dovere aiutarla. Lei non ha nessun dovere. E io non voglio avere niente a che fare con la polizia. Sono il maresciallo Bernai del commissariato Campitelli. Il signor Conrad Huber. Questo signore abita in casa sua. Io non ho consigli da darle. E poi un uomo della sua età e intelligenza sa da solo cosa fare. Un taglio netto e preciso. Già, è così semplice. Non sarà per caso anche lei un'altra vittima dello charme di Conrad? Basta! Ho detto basta! Mi sbranate come dei cani rabbiosi. Io credevo che vi amaste, che foste amici, veri amici, inseparabili. Tutto è stato molto peggio di quanto potessi immaginare. Io non credo che inquilini simili siano mai esistiti. Ma poi mi sono trovato a pensare, come diceva Lietta, che avrebbero potuto essere la mia famiglia, riuscita o meno, diversa da me fino allo spasimo. E siccome amo questa sciagurata famiglia, vorrei fare qualcosa per lei, come lei, senza rendersene conto, ha fatto per me.